Eccoci qua, ben ritrovati ancora una volta con Momenti in TV. Siamo a Santa Lucia del Mela per la sagra del maiorchino e della ricotta. Ma parleremo anche di un fungo molto raro che si trova soltanto nelle montagne di Ficarra, la Amanita ponderosa. Andremo alla scoperta di questo fungo insieme al micologo Nicola Amalfi. Ma partiamo subito proprio da Ficarra per scoprire questo fungo un po' misterioso. Sicilia bella, voglio giocare con la fondarella. Sicilia bella, Sicilia bella, ma manca sai correre andava. Salve a tutti, siamo nel comune di Ficarra. Oggi siamo venuti qua per una bella escursione micologica, un'escursione molto importante. Oggi troveremo, speriamo anzi di trovare, un fungo molto raro, un fungo che nasce solo ed esclusivamente oggi in questo territorio. È l'Amanita ponderosa. L'Amanita ponderosa è un fungo che, oltre a nascere qua, nasce sia in Spagna sia in Portogallo, dove nasce in modo cospicuo invece, e viene consumato anche nei ristoranti. In questi paesi viene chiamato gurumero o fungo patata. Diciamo che è un fungo molto buono, molto profumato, però come dicevo prima, in Italia nasce solo qua, quindi nel territorio italiano è un fungo rarissimo. Oggi noi andremo insieme al nostro amico Antonio Pizzino, che ci sta portando proprio nella sua zona, per trovare questo fungo. Vedremo come, quanto è bello, come è difficile trovarlo, il modo di raccolta, e spiegheremo anche tutte le caratteristiche che ha. In questo momento stiamo facendo un lavoro in collaborazione con l'Università Portoghese di Evora, col professore di biogenetica Paolo De Oliveira. Il lavoro si basa su uno studio di biogenetica per vedere se dovesse esserci qualche differenza fra i soggetti che nascono qua e i soggetti che nascono in Portogallo. Noi già abbiamo fatto in collaborazione uno studio sulla macroscopia, sulla microscopia. Ora l'Università di Evora, attraverso il professore Paolo Oliveira, faranno questo studio di biogenetica che sarà importantissimo e che poi verrà pubblicato. Naturalmente dopo la pubblicazione daremo anche i risultati attraverso sempre questa televisione. Mantenete una distanza equa l'uno dall'altro, mantenetevi sobri ed eleganti come noi vi vogliamo, state silenzio e attendete nostre istruzioni. Allora, in questo momento ci stiamo portando nell'habitat di crescita dell'Amanita ponderosa. Come possiamo vedere, l'habitat è formato da querce da sughero ed è un terreno che poi vedremo meglio, un terreno argilloso. È un'argilla però molto antica, un'argilla che non si sfalda più tanto facilmente. Siamo in primavera, è un fungo prettamente primaverile e che nasce in terreno termofilo. Ha bisogno di un sottobosco particolare, che ora vedremo. Magere magiche formano un sogno che ci fermo davanti ad un video che guardo. Allora, siamo proprio nell'habitat dell'Amanita ponderosa. In questo momento il nostro amico Antonio Pizzino, che è un grandissimo esperto nella ricerca di questo strano e bellissimo fungo, ci fa vedere proprio in questo punto che il terreno è sollevato dal soggetto che sta crescendo. L'Amanita ponderosa è un fungo quasi ipogeo. Solo in tarda crescita comincia a uscire fuori dal terreno. Per raccoglierlo Antonio ora vi farà vedere come questo fungo non è tanto semplice. Guardate, ha proprio un attrezzo apposta, fatto apposta. Ora darà questa dimostrazione e noi vedremo proprio uscire dal terreno l'Amanita ponderosa. Ecco qua. Ecco
come la vanita ponderosa in questo momento è uscita dal suo, diciamo, habitat naturale semi-ipogeo ed è nelle nostre mani. Possiamo vedere che ha una colorazione bianca con dei riflessi già mattone, in quanto la luce lo sta facendo colorare. Alla base del gambo vediamo questa grande volva, che è una volva che io posso togliere facilmente. È una volva con natura papiracea, proprio dura, si spezza. Il gambo ha un anello effimero, non ha un anello consistente, che poi diventa bambaggioso e resta come residuo. Il cappello, che noi possiamo, come possiamo notare, è con una cuticola che si toglie completamente e viene chiamato fungo patata per due motivi: primo, perché nasce sottoterra; secondo, perché quando noi andiamo a consumarlo dobbiamo spellarlo come una patata. Ha delle lamelle molto fitte che già possiamo vedere passano dal bianco al colore rosato, le spore sono bianche, poi diventano color crema. L'odore è prettamente terroso, con una componente di acqua ossigenata, si sente benissimo. Il gusto, una volta cucinato, e qua poi Antonio ci dirà, perché lui è l'esperto della cucina di questo, per la, come cucinare questo, questa specie fungina, il gusto è molto aromatico. Lui, come dice, ne basta un pezzettino per dar gusto e fragranza a un piatto di spaghetti o di altro. Ora continuiamo la ricerca. Antonio sta col suo occhio vigile scrutando il terreno. Sicuramente troverà altri posti dove ci sarà questa spaccatura vera e propria di questo terreno argilloso. La spaccatura ci indicherà che proprio sotto la manita ponderosa sta crescendo per uscire fuori. Per uscire fuori, perché poi dovrà mandare in giro le proprie spore per la continuazione della crescita e della specie. E ci parlai del ricci e dei capricci, non me ne importa niente, torna a me. Ai, che maledetta, che maledetta. Tintoria, tintoria, che la porta l'allegria per cantare a questa gente che ha ricordato cantante. Tintoria, tintoria, che la porta l'allegria per cantare a questa gente che ha ricordato cantante. Di cui ti pare, se vuoi ti sposi, però non ti picchiare la donna reccia, corre c'è recita e sa ti inganda, però dopo due mesi non le te chi anda. Prima ho letto l'asa, poi letto vasa, non ci capisci niente come una tassa, ti imbriglia in città e sbriglia, c'è che imbazzisce, però se ti carezza tutta domenica. Antonio, con la sua esperienza, ha trovato un'altra manita ponderosa. Poco fa di qua era passato l'altro amico Giovanni, il quale non l'ha visto perché, come dicevo prima, è un fungo molto molto difficile da trovare. Soltanto la grande esperienza di chi lo raccoglie da anni, vero Antonio? Certo. Antonio lo raccoglie da anni, lo raccoglieva il papà, lo raccoglieva il da nonno. Da 45 anni. Lo raccoglieva pure tuo nonno, il quale, mi diceva Antonio, veniva qua a pascolare il proprio gregge e si portava del pane e mangiava pane con questi funghi. Dopo averli spellati li mangiava anche crudi. Ai, che maledetta, che maledetta. Ora Antonio, come al solito, ci farà vedere con la sua grande esperienza e bravura come estrarre la manita ponderosa. Sta naturalmente con questo attrezzo di legno molto delicatamente, sta scavando sul laterale del soggetto fungino e poi farà da leva, ecco, perché è molto molto interrato, molto radicante. Guardate che forza sta facendo ed ecco il fungo che esce meravigliosamente dalla terra. Questo è un soggetto ancora molto molto più bello, guardiamolo, e
quasi tutto bianco, solo nella parte dove ha preso il sole comincia a diventare questo rosantivo, e in questo caso abbiamo proprio la volva che è uscita intera grazie alla bravura di Antonio, è uscita intera e ci fa vedere come il fungo è proprio inguainato da questa sacca che è una volva sacciforme. Io posso a questo punto, e lo farò notare ancora meglio con questo sporoforo, questo soggetto, come possiamo, ecco, togliere la volva e come il gambo è all'interno protetto. Non so se avremo la fortuna di trovare un ovulo completamente chiuso, sarebbe molto bello anche per far vedere come il fungo è all'interno dell'ovulo. Ora continuiamo la nostra ricerca con la fortuna di trovarne qualcuno molto bello.